la Tesla Model S Plaid è davvero cambiata come tutti dicono, oppure è rimasta sempre la stessa? E buongiorno a tutti ragazzi, bentornati finalmente in questo nuovo e scintillante video. Oggi siamo qua per parlare della nuova Tesla Model S Plaid. Iniziamo subito, gli esterni. Allora, gli esterni, per rispondere alla domanda dell'inizio, non sono tanto cambiati, sono più o meno rimasti gli stessi, tranne qualche dettaglino un pochino più aerodinamico al posteriore e all'anteriore. Hanno cambiato qualcosina all'anteriore, come potete vedere dalle immagini in sovrimpressione, è più attiva come tutta l'affiancato, molto più aggressiva, e invece il posteriore più o meno è rimasto lì. C'è soltanto la differenza che hanno cambiato i loghi, perché la Plaid ha questo logo qua che potete vedere in sovraimpressione e non ha più il classico logo Tesla P100D. Ovviamente le portiere si aprono normalmente, c'è pure l'apertura automatica delle portiere. Gli interni sono quelli che veramente cambiano di più, non i sedili, perché sono uguali a tutti gli altri modelli di Tesla, però è cambiata la plancia, perché intanto il display da 10 pollici che potevamo trovare nella vecchia generazione verticale, è stato spostato orizzontalmente come nella Tesla Model 3 e Model Y. Poi abbiamo un altro display dietro il volante, e qua ci arriviamo un attimo, dietro il volante, che vi fa vedere tutte le impostazioni di guida della macchina, vi fa vedere velocità, navigatore, se avete impostato la modalità track, che è optional, vi dà anche la possibilità di vedere la coppia a ogni ruota e la percentuale di scarica di batteria in tempo reale, quindi la potenza di motore utilizzata. Per il resto abbiamo anche l'indicatore delle forze G. Invece il volante è la cosa che ha fatto discutere di più di tutti, perché abbiamo due versioni di volante, il Tesla Yoke e il volante Tesla normale. Lo Yoke, che sarebbe quello che è simile alla cloche di un aereo, diciamo che chi l'ha provato in Italia ha detto che in Italia è scomodo, perché dato che in Europa ancora la guida autonoma non è stata attivata al livello successivo che invece c'è in America, un po' scomodo soprattutto per le manovre nelle nostre strade che sono molto strette. Però in America è più dicono gli americani che sia molto più comodo, perché vedi tutto il display, tutta la strada, senza avere fastidio del volante, perché anche loro in Italia hanno delle curve, in America non hanno delle strade con delle curve a gomito strettissime, ma hanno curve molto dolci, quindi possono utilizzare la guida autonoma molto più facilmente. Poi soffermiamoci un attimo sui comandi del volante. Sulla razza sinistra del volante abbiamo tutti i comandi per l'infotainment, dalla razza destra del volante abbiamo tutti i comandi dell'autopilot, guida autonoma e il clacson. Invece dietro abbiamo un display per controllare l'aria condizionata e cambiare la traccia, oppure guardare un video su YouTube, dato che un altro display da 6 pollici dietro ai passeggeri posteriori. E poi abbiamo, se abbattiamo i sedili, un portabicchieri con portaoggetti, sempre anche lì con rifiniture in carbonio. Poi tutte le rifiniture della macchina sono in carbonio e sono fatte molto meglio rispetto a quello della vecchia generazione. Ovviamente non sono al pari di Porsche, però piano piano Tesla sta migliorando. Il motore è quello che cambia tantissimo, perché sono tre motori elettrici, due posteriori e uno anteriore, che erogano la potenza di 1000 cavalli. La batteria è da 100 kW, però con l'efficienza del motore, quindi la batteria può fare mediamente tra i 550 e i 600 km, che sono un'autonomia pazzesca per le auto elettriche. Poi lo 0 a 100 lo fa in meno di 2 secondi e lo 0 a 200 lo fa in 6 secondi. La velocità massima è di 290 km/h. Il prezzo di questa macchina parte, la Plaid, da 120.000 euro. Con qualche optional vario arriviamo a 140-150.000 euro. Un prezzo più o meno accettabile, più o meno in linea con le altre sue concorrenti, ovvero la Porsche Taycan S, Porsche Turbo S. E quindi, che dire, lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale se ancora una volta, attivate la campanella di notifica per rimanere sempre aggiornati, seguite anche la pagina Instagram, il link è lasciato qua in descrizione. E quindi che dire, ciao ciao!